Bentrovati Davide il Critico. Oggi Inter Bologna, Coppa Italia. Andiamo a San Siro. Sarà una grande sfida tra la squadra più forte del campionato e la squadra più in forma del campionato. Allora, io adesso siamo a San Siro e c'è un amico speciale. Stasera segna Marco Arnautovic. Speriamo, magari, guarda, speriamo, magari. Speriamo di no. Siamo qua, domanda prima della partita, quanto finisce oggi Inter Bologna? Mi sbilancio parzialmente, 1-1, supplementari e poi non dico più niente. 1-2 perché la portiamo a casa nei supplementari, vedremo. Luca, mi sto vergognando, stai mangiando tutto quello che vedi. Diamo ball. Oggi un Bologna con tante seconde linee, gioca Urbanski dall'inizio, gioca Van Hooijdonk dall'inizio, però fiducia nei ragazzi, fiducia comunque perché hanno dimostrato tutti di essere all'altezza e di essere titolari. Ma che posti abbiamo? Ringraziamo Leo Vegas News per grazie Leo Vegas News, perché i posti sono veramente fighissimi, meravigliosi. Vediamo dir de lì, vediamo. Siamo, è lì che vaga Arnautovic, mio idolo, sempre difeso io Marco Arnautovic. Oh, noi tutti con le riserve siamo venuti, voi giocate con i titolari, siete una cosa incredibile, eh? Ospitali. Stai rovinando il video. Sei proprio ospitale. Ma stai zitto che giochiamo con Klassen, che poverino ha fatto 20 minuti dall'Irlanda. Per la gente che ama soltanto te. Aspetta, vedi. Prima occasione al quinto minuto per l'Inter, Arnautovic non riesce a prendere la porta, ma non era facile. Calma, ci vuole tempo, non abbiamo fretta. Era quello che ha fatto il cerco a cercare. Occasione Bologna, occasione rivido. Bologna. Ma occasione rivido. Bologna. Rivido. Occasione Bologna. Rivido. Perché perdete tempo? Puntiamo al pareggio. Ma ci sono i supplementari, sì. Non puoi andare a casa con un punto. Non gliel'hanno detto, non gliel'hanno detto. Noi non siamo abituati. Andiamo bene. Va bene. Calcio d'angolo per l'Inter. Oh! 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 È la mezz'ora, diciamo che Inter... Partita equilibrata. Inter con più occasioni, chiaramente. Quando scende fa paura. Manca un po' della nostra solita padronanza a centrocampo, però. Ma tu che sei così vicino a Thiago Motta, sì. Come ti sembra? Mi sembra una persona... Ha proprio quel fascino della persona che ha vinto il triplete. Ma chi ti ricorda? Mi ricordo uno che ha vinto il triplete. Paghiera. Sì, mi ricorda Mourinho. Quando si lamenta e si incazza per tutto esattamente come Mourinho. Sono lontani anni luce come filosofia di calcio, ma come comportamento è scuola Mourinho. Finisce un primo tempo combattuto, l'Inter sicuramente è pericolosa ogni volta che viene giù perché... Lautaro in campo, Arnautovic è comunque un giocatore forte, temibile, e quindi non sarà facile resistere anche al secondo tempo, però mi è piaciuta la prova del Bologna con interpreti nuovi e tanti giocatori non abituati ad essere titolari, soprattutto
a San Siro, quindi bene, bene, andiamo verso il secondo tempo, fiduciosi. Poi vada come vada, l'importante è uscire avendo dato tutto. Inizia il secondo tempo. Il Bologna ha provato a farsi gol da solo, palla sui piedi di Arnautovic. Non siamo contenti qua. Non siamo contenti di Arnautovic qua. C'è il VAR adesso perché forse c'è un tocco di mano di giocatore Bologna in area. Cioè, a dire la verità, Lolli l'aveva detto subito, eh. Io non mi ero accorto di niente. Vediamo. Vediamo, VAR. Lolli all'occhio di lince. Lolli l'aveva detto. È abitudine. Lolli l'aveva detto. È esperienza. Lautaro contro Ravaglia dagli 11 metri. Parata, parata! Parata! 67esimo, manca una vita. Cos'è che vuoi, Luca? Metti Turan, dai, metti Turan. Al posto di? Cambi, l'Inter mette su Di Marco, Turan, Barella, Spider-Man, Batman e la cosa, e noi mettiamo su dei Silvestri. Un commento veloce sulla partita di Arnautovic. C'è Joshua che si scalda davanti a noi, sempre detto, Joshua è sempre stato più forte di Arnautovic, sempre detto, io ti ho sempre difeso. Sei senza vergogna, Lolli. Sei senza grande. Vergogna, Lolli. Entrano Zirze e Ndoye. Altra parata incredibile di Ravaglia. 5 minuti di recupero. Terminano tempi regolamentari. 0-0. È durissima, ragazzi. Durissima. È 1-2. Calcio d'angolo, gol di Augusto. Vabbè. Finisce il primo tempo supplementare, Inter in vantaggio. Calcio d'angolo per il Bologna, 111esimo. Palla sul portiere, la palla rimane lì. Gol, gol, gol. Il Bologna la pareggia con Beukema. Con Beukema. Fatto con Ndoye, ragazzi, ha fatto con Ndoye. Incredibile, incredibile. Ragazzi, ragazzi, 116esimo. 116esimo, 2-1 per noi, ragazzi. Ndoye, che gol. Grande, grande, grande danno. 119esimo e si soffre. Un minuto di recupero, Ndoye qua alla bandierina. Ndoye sulla bandierina. Oh, nostra. Grande Dan, grande Dan. Un minuto di recupero, lunghissimo.
Ragazzi, incredibile. Ragazzi, incredibile. Non ci credo, ragazzi. Questi ragazzi qua stanno facendo qualcosa di inimmaginabile. Vinciamo 2-1 a San Siro. Primo tempo con le riserve. Qualcosa di incredibile. I nostri tifosi lassù, meravigliosi, ragazzi. È un sogno. Sbarchiamo San Siro e passiamo il turno dopo. Ragazzi, da commuoversi, ve lo giuro, da commuoversi, non so, è incredibile.